Era una Pesaro blindatissima quella di domenica sera. La città ha indossato l'abito da gala per ospitare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nell'ultima grande serata della 42esima edizione del Rossini Opera Festival. I rigidi protocolli di sicurezza non hanno impedito al pubblico pesarese di far arrivare l'affetto della piazza al presidente, primo capo dello Stato ad assistere a Roff. Mattarella, dopo essere atterrato con l'aereo presidenziale a Rimini, è stato accolto dalle autorità nel cortile della prefettura di Pesaro, poi dopo i saluti in forma privata ha raggiunto il suo posto in prima fila in Piazza del Popolo accanto alla senatrice Liliana Segre. Scortato dai corazzieri in uniforme bianca, ha rivolto un saluto fugace alla platea, poi ha seguito il concerto, durato circa 2 ore, per andarsene subito dopo, intorno alle 22, senza rilasciare dichiarazioni alla stampa. Ad accoglierlo per il grande evento c'erano il prefetto Tommaso Ricciardi, il sindaco Matteo Ricci, il suo vice Daniele Vimini e il presidente della regione Francesco Acquaroli. Grandi applausi per il suo ingresso da tutto il pubblico e poi l'inno di Mameli prima di assistere all'esibizione del tenore Juan Diego Flores, che ieri ha festeggiato i 25 anni dalla sua prima apparizione al festival. È un onore averlo qui, uno dei presidenti migliori che il nostro paese abbia avuto. Mi auguro che resti anche dopo la scadenza del suo mandato, ha commentato il sindaco Ricci al termine del concerto di chiusura.